Bologna. Raga, non ti preoccupare, zio. Veramente. Non serve che te ne prego. No! Ragazzi, sono Rivoldigno e oggi, ragazzuoli, siamo tornati qua in un video leggendario. Ebbene sì, ragazzi, oggi, come sempre, dal titolo e dalla copertina, voi avete già capito loro, cosa succederà. Specifichiamo loro. Però, ragazzi, non l'ha ancora capito Giorgione, che è qui con me. Non so. Perché, frate, non potevo dirtelo prima, se no non saresti venuto oggi. Cominciamo bene, dai. Ebbene sì, Giorgio, oggi dobbiamo fare un qualcosa di veramente faticoso. Ogni volta abbiamo fatto... E tu starai qui ad aiutarmi, perché da quando io avvio la registrazione tu non puoi più scappare. Non da è qua. Vero, io non ho nessun contratto che mi dice di stare fermo qua. Ti faccio vedere comunque l'argomento. Ho qui dietro qua nascosto un sacchetto. Ti faccio vedere cosa si tratterà il video di oggi. No, mi sono già spoilerato. No, zio, post-it. No, io so già cosa vuoi fare. È un blocchetto di post-it. No, non esiste. Io ho visto che c'è un sacchetto pieno. Ciao ragazzuoli, scusate la piccola interruzione. Volevo avvisarvi che domani sarò a Bellaria dalle 21:30 in poi, in via Paolo Guidi, su un palco, per festeggiare la Pasqua insieme. Mi raccomando, raga, potete venire, fare foto, quello che volete. Vi aspetto domani sera. No, ma forse ce ne sono solo alcuni. No, non esiste. Ma io me ne vado, Simone. Tu non mi tieni così tanto qua dentro. No, zio. Vai, quanti sono? Fanno male, sono pesanti. Mi stanno cadendo, Simone. Stanno cadendo. Non ti preoccupare. Non ce la faccio. Quanti sono? C'è un sacchetto pieno. Non finiscono più. Basta. Non ti preoccupare, zio. Veramente. Non serve che te ne prego. No! E con tutti questi post-it, frate, dobbiamo andare a tappezzare tutta la camera dei miei genitori. Io non ce la faccio, Simone. Non so quanti siano, sono veramente troppi. Sono andato a comprarli questo pomeriggio dai cinesi. Non tutti. Più sconto, 3,80€ a pacchetto. E tutta la dobbiamo tappezzare. Perché i posti cadono. Ma va. Sì, dopo un po' si staccano. Non si staccheranno, speriamo. Sarà la nostra fine. Sono, ragazzi, 2:30 di pomeriggio. Ti ho chiamato così presto perché mio papà arriverà alle 7. Abbiamo 4 ore di lavoro. Detto ciò, ragazzi, io andrei avanti poco con la intro perché serve tanto lavoro. Mi raccomando, ragazzi, per questo video voglio come minimo quanti like? Io non le voglio più fare queste cose. 20.000 mi piace, ragazzi. Non chiedimi, per favore. 30.000 okay. Mi piace. Faremo altri video dove sennò... Però questa è la mia vendetta, perdonami, per quando mi avete... Ho capito, ma io ho lavorato tutti e due. Tutta la macchina, serviva una vendetta sempre di qualcosa da scocciare, però questi sono un po' più facili da mettere, sono troppi. No. Detto ciò, ragazzuoli, andiamo in camera e vediamo la situazione. Ormai, ragazzuoli, camera dei miei genitori la conoscete, penso, a memoria. Ma c'è tutta la parete. Queste vogliamo parti saranno... Il perché... No, il quadro ci andiamo sopra. No, comunque, no, raga, è enorme questa stanza, fratello. Forse ho realizzato solo ora. Tutto, muro di qua. L'unica parte che non possiamo fare è il soffitto. E tutto sto muro, dobbiamo fare il letto. Se ci avanzano, io farei anche per terra. Deve sembrare tutto un colore unico. Direi di partire, abbiamo la scala per andare nei punti più alti. Forse ci serviva la mano di qualcun altro, Beh, direi. Chiamiamo qualcuno, seriamente? Chi ci può dare una mano? Chi è che potrebbe? Dai, lo chiamiamo Francesco, forse. Forse, ragazzi, abbiamo un altro aiutante, vediamo. Abbiamo fatto una telefonata e abbiamo l'aiutante che arriverà tra un'ora. Almeno ci aiuta qualcuno. Esatto. E intanto procediamo, iniziamo. Metto una qua sul... Tu sei un coglione. Perché? Tu sei un coglione. Non si attaccano, non hanno l'attacco. No, in che senso, zio? Non hanno l'attacco, sono carta e basta. Non c'è la colla. No, vecchio. Sei fuori di testa, Simone. Come hai fatto a non controllare? Frate, ma c'è scritto cubo per appunto post-it. Cioè, i post-it c'hanno la colla. Ho capito, no, non tutti. No, raga. Ce li facciamo cambiare, zio, ce li cambiano. No, vecchio, questa non ci voleva, vecchio. Questa non ci voleva. Metto anche dietro lo scontrino, almeno voglio vedere se ci cambiano. No, raga, spero che ce li cambino. In tutto ciò, ragazzi, per chi mi segue su Insta lo sa già, io ieri, non solo la sfiga di oggi, ho preso pure un chiodo con la gomma della macchina e ho bucato. Quindi, se non mi seguite su Insta, andatemi a seguire. Oggi pure quella dei post-it. Oh!
Andiamo, vediamo se ce li cambiano, raga, speriamo. Ragazzi, missione compiuta, abbiamo fatto sto il cambio. Impazzendo. Però ci dobbiamo muovere, direi. Esatto, adesso sono le 5 quasi, dobbiamo correre, abbiamo 2 ore, frate. Sotto casa, abbiamo già i soccorsi, grazie, caro. Abbiamo sbagliato a comprare i post-it, adesso ce li abbiamo. Sì, abbiamo un bel lavoro da fare. Ragazzuoli, finalmente ci siamo, sono già partiti, questi sono adesivi, per fortuna. Direi poche chiacchiere, iniziamo a lavorare. Io piglio uno sgabello e inizio dalla parte di là del mobile. Allora, raga, i lavori procedono, però ci siamo accorti di un piccolo problema. Che ogni 2x3 ne cadono 18, cazzo. Raga, continuano a cadere, però non ci fermeremo nonostante ciò. Adesso tra ormai una ventina di minuti completiamo l'armadio, forse. Se va tutto bene. Possiamo dire forse mobile è quasi finito, sì? Quasi. Sì. A parte alcuni che staccano e poi li riattacchiamo verso la fine. Ora, ragazzi, questa parte di qua che è un po' tosta. Stiamo adesso cambiando metodo un po' più a caso e poi riempiamo. Allora, raga, la situazione, vabbè, di qua l'avete vista, si è staccata solamente da qualche parte un po', adesso li riattacchiamo, ma oh mio Dio. E poi più tutto per terra. Il terra lo dobbiamo riempire tutto, raga, anche qua sopra il letto. Era una figata, direi che ci vediamo con il lavoro finale, perché sennò vi spoilerò troppo. 4 hours later. Ed ebbene sì, ragazzi, siamo arrivati alla fine, sono distrutto. No, più, forse ancora più stancante, bro, di quello della carta da parati. Sì, perché questo qua non uno continua. Le dita tutte rotte. Perché, raga, adesso capite cosa è successo qua dentro. Oh, oh mio. Raga, cioè, voi non avete capito il disastro che c'è qua dentro. Voi non avete capito il disastro che c'è qua dentro. Follia. Che hit, raga. È venuto stra bene, rendimi brutto. E chissà adesso. No, non ti lanciare sul letto che abbiamo appena finito il lavoro. Ma tutti. Ma che roba? Dai, dopo lo facciamo con l'ultima cosa. Ci lanciamo sul letto. Raga, guardate, anche mio padre si incazzerà di voi che gli si attaccano tutti ai piedi, zio. I miei soldati mi abbandonano. No, grazie, ragazzi. Non ce la faccio. Grazie, adesso 20 minuti arriva papà prima, però abbiamo finito in tempo, dai, zio. Magari poteva metterne qualcuno in più. No, no, scherzo. No, no, io non voglio più vedere posti del genere. No. Grazie, ragazzi. Vi vedrete poi la reaction di mio padre. Come, sì, come voglio, figurati. Grazie. Ciao, 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 ciao. 10 minutes later. Raga, è arrivato. Chi è? Io. Ciao, papi. No, ancora ce l'hai in mano, sto telefono, no. Ascoltami un attimo. Se ce l'hai in mano vuol dire che qualcosa è successo ancora. No, basta, Simon, ti giuro, basta, ti chiedo pietà. Ma questa volta non è in soggiorno come le uova di Pasqua. Non posso più andare avanti così, basta, eh? Tranquillo, no, ma te lo farò scoprire te cos'è. Tranquillo con te, Simone, dai, basta, cioè, porca miseria. Bravo, togliti la giacca e mettila in camera. Togliti la giacca e mettila. Dove vuole che la metta? In camera tua, bravo, vai, vai in camera tua e metti la giacca, è tornato da una giornata stanca. Aspetta, c'è un messaggio per te. Come non aprire? No, ascolta un attimo, Simone. Già mi manca il fiato, guarda. No, ma perché devi preoccuparti? Perché devi preoccuparti? Ma cosa vuoi che non mi preoccupo che se c'è scritto lì? Non aprire? Io seguirei quello che dice. Seguirei quello che dice. No! No! Mamma mia! Papà, è successo, ti spiego. Allora, sei impazzito! Stavo studiando una roba e avevo bisogno di prendere un po' di appunti. Ma non è possibile una roba così, non è possibile, non è possibile, non è possibile, basta! Papà, allora, ascoltami. Ma basta! Allora, ti dico, avevo bisogno di prendere qualche appunto e ho usato un po' troppi... Stai zitto, non parlare! Un po' troppi post-it. Porca miseria. Ho usato un po' troppi post-it. Mi è sfuggita la situazione di mano. Schifo, schifosa. Ma basta, ma dai, ma guarda cosa c'è qua. Ma ti rendi conto cosa hai fatto? E adesso li stacchi, devi staccarli. Te li faccio staccare tutti con la lingua. Con la lingua li stacchi tutti. Con la lingua, una alla volta, guarda. Mi sembra esagerato. Allora, ho fatto anche il contorno qua, tutto il letto bello colorato. Io ti dico, come consiglio di design li lascerei come sono, perché spaccano veramente. Spaccano veramente. Tutti attaccati per terra, colla dappertutto. Ma porca miseria. Alcuni ma sono non c'è niente da fare durante il giorno, tu. Certo, attaccato. Ma prendi, vai al parco. Guarda cosa ho fatto durante il giorno. Un'altalena, vai. Guarda, sembra esagerato. Tondolo, vai. Ma gli stai rovinando così? Ma ti rovino il tuo cervello. Così, l'ho sempre detto. Si attacca dappertutto. Si attaccano sui piedi. Anche a me si attaccano un po' sui piedi.
Mettiti lì e ti tiri su tutti, guarda. No, io adesso devo uscire con i miei amici. Non me ne frega niente, stai qui dentro finché non li tiri su tutti adesso. È un bel lavoretto, no? Non ne posso più, guarda, non ne posso più. Perché tu non hai... Non hai limite, non c'è niente che ti possa far ragionare, capire che disastri stai facendo.